Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Iniziamo subito con i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. IRPET approvato il bilancio preventivo 2022. Mobilità ciclabile sia ad una nuova legge in Consiglio regionale. Presentato a Palazzo del Pegaso il Carnevale dei Figli di Bocco. Via libera a Palazzo del Pegaso al bilancio preventivo ed economico per l'anno 2022, al programma di attività per l'anno 2022 e a quello triennale di attività 2022-2024 di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. La proposta di delibera è stata approvata dall'Aula a maggioranza con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Sono contento dell'approvazione del bilancio di IRPET, il nostro istituto di programmazione economica, che indubbiamente registra il prestigio che questo istituto anche in questi ultimi tempi ha saputo manifestare e ha saputo essere fonte di apprezzamento anche all'esterno della nostra regione. La capacità previsionale lo vediamo in questi giorni sul turismo, sui movimenti che da un punto di vista economico sviluppa la Toscana, grazie alla preziosa collaborazione di questo istituto rendono la Toscana una delle regioni più virtuose nella capacità di presentare anche dati positivi, perché indubbiamente è proprio il riscontro di un risveglio forte del turismo nella nostra Toscana che ci fa sperare positivamente per il futuro. L'atto è stato illustrato in aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali. IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla Regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dai fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale nella consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire, soprattutto negli anni critici che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando del post pandemia. Abbiamo votato a favore un bilancio di una struttura importante della Regione Toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere, un soggetto a servizio dei comuni, della regione, soprattutto in termini quantitativi riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati, ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche, diciamo, di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce mediante i propri ricercatori un supporto importante al decisore politico. Quello che noi notiamo è che proprio vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della Giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal Collegio dei Revisori ma anche dalla direzione tecnica. Per quanto riguarda IRPET è un bilancio che è strutturato su voci certe, sia di entrata, anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro, sia per quanto riguarda le uscite il costo principale rimane è quello per il personale. Anche però per quanto riguarda il personale devo ricordare come vi siano dei limiti normativi per l'assunzione del personale stesso, perché
per questo motivo si continua a ricorrere allo strumento delle consulenze esterne, quando invece per noi abbiamo la necessità come Regione Toscana di dare agli istituti, e tra questi IRPET, che potrebbe essere particolarmente prezioso, gli strumenti, le risorse, il personale. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno per far sì che vi possa essere una migliore programmazione nel tempo, ci è stato bocciato e così abbiamo votato contro questo atto che, ripeto, presenta non poche zone d'ombra. È un ente utile, è un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio, arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello provvisionale di quest'anno, del 2022, arriva nonostante una relazione dei sindaci revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi dei quali non viene spiegato niente, 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi. Per capire di cosa si trattava abbiamo dovuto fare un accesso agli atti ed emerge che è un contributo di 20.000 euro che arriva da Ferrovie dello Stato, che non è proprio un soggetto terzo che non ha a che fare con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali della Toscana. In molti comuni esistono dei contenziosi con Ferrovie dello Stato. Se Ferrovie dello Stato dà 20.000 euro a IRPET, ci dica per cosa, per quale progetto, non ci sarebbe niente di male. Arriva un bilancio con scritto che ci sono contributi da parte, progetti in stato di avanzamento, qualcuno già sottoscritto, con numerosi comuni della Toscana, ma non c'è scritto quali, non viene messo a bilancio un euro, quindi è un bilancio costruito ancora in maniera poco trasparente e quindi da questo il nostro voto contrario. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più, la fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni, noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET, e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale, se nell'analisi dei dati c'è anche l'individuazione di una prospettiva, naturalmente in collaborazione con Sviluppo Toscana, con Toscana Promozione, cioè con le agenzie della regione che parlano di programmazione, che parlano di sviluppo regionale e che parlano di dove portare le nostre aziende. Così non è, e oltretutto dentro quel bilancio, consentitemi di dire, ci sono 350.000 euro di incarichi professionali e di consulenze esterne e oltre 153.000 euro per salari, stipendi e viaggi del management. Ecco, quando si spende 500.000 euro su 3 milioni di bilancio, cioè quasi il 23% del bilancio va lì, per noi non può essere votabile. Ecco perché abbiamo detto di no al bilancio di IRPET, ecco perché noi lavoreremo per un IRPET che non solo fa dati, non solo fa fotografia, ma che aiuta le nostre agenzie regionali, le nostre aziende, il territorio toscano a svilupparsi e ad individuare nuove soluzioni. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché è la sua denominazione, diciamo, a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società, ma anche di istituti, un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo, ecco, non possiamo che essere favorevoli. Approvata in Consiglio regionale una nuova legge che ha come obiettivo quello di potenziare, sostenere e regolamentare lo sviluppo della mobilità ciclabile in Toscana. Innanzitutto sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votata così velocemente, ringrazio la Presidente De Robertis, tutta la quarta commissione per il lavoro svolto.
Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a te la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente, e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa, e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. Le novità vengono illustrate dal primo firmatario Vincenzo Ceccarelli. Da una parte la previsione degli strumenti urbanistici dei comuni, dei contenuti che favoriscono servizi e realizzazione di infrastrutture legate all'utilizzo della bicicletta. Una manutenzione coordinata e continuativa finanziata sino al 90% da parte della Regione. La possibilità di realizzare ciclostazioni e parcheggi legati all'utilizzo della bicicletta, l'inserimento di una importante figura prevista anche dalla normativa nazionale, che è quella del Mobility Manager, vale a dire una figura che dovrà favorire in coordinamento con le altre che saranno nominate in Toscana l'utilizzo della bicicletta da parte di aziende private e da parte di aziende pubbliche. È una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari, penso alle ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali, finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città, e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green, che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini, e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento. Come Fratelli d'Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile, con alcune osservazioni che ci hanno portato poi all'astensione al momento del voto. In particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non si semplifica, ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti cicloplan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate, pur prese in considerazione dalla maggioranza, dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore. Infine abbiamo posto la questione sul Mobility Manager, che dovrebbe essere cioè quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali, e abbiamo proposto che sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente, mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne, secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti: quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge, e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive, visto che loro hanno approvato all'interno questo emendamento, e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica, perché ad oggi, ad esempio, gli amanti del ciclocross, delle mountain bike, delle BMX, cioè, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche, no, di sviluppare la loro attività. Ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire, non di attuarlo immediatamente, ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno. Tutto pronto per il ritorno del
Carnevale dei Figli di Bocco, la 25esima edizione della manifestazione che anima e colora con le sue maschere le strade di Castiglion Fibocchi è stata presentata in Consiglio regionale. Un carnevale storico per la nostra comunità, un piccolo borgo, 2100 abitanti, però che porta avanti una tradizione importante di comunità e che ha anche un peso sociale molto importante per il nostro piccolo borgo. Il Carnevale dei Figli di Bocco è iniziato nel 1997 da un gruppo di donne che sono state a Venezia, hanno visto il Carnevale e tornando hanno deciso di fare qualcosa e hanno iniziato con 35 vestiti circa. E da allora siamo arrivati a 300 vestiti di maschere tra adulti e bambini. Il 24 di aprile, domenica prossima, e il 1 maggio abbiamo queste due edizioni del Carnevale dei Figli di Bocco, 25 anni dei Figli di Bocco, e speriamo che il tempo ci assista e che la gente venga fuori, venga a Castiglion Fibocchi, perché c'è voglia di rivivere, insomma, la gente, noi gli diamo l'opportunità. Questa era la nostra ultima intervista, si conclude questa puntata di Cronache e Commenti, l'appuntamento è alla prossima settimana.